Pietro si è proposto e adesso vedo che è scritto scrittore fantasma. In effetti questo scrittore fantasma ha colpito la mia fantasia. Immagino. E ho voluto capire qualche cosa di più e adesso capiremo insieme qualche cosa di più. Perché lo scrittore sappiamo che cos'è. E lo scrittore fantasma cos'è? È quello che in inglese chiamano ghostwriter, no? E quindi è tradotto come scrittore fantasma. Io preferisco scrittore per conto terzi. Per conto terzi, sì. Perché adesso sto pensando a quante volte, ma tantissime veramente, ho sentito qualcuno dire potrei scrivere un libro. Ma chiaramente ognuno della sua vita vede il meglio, il peggio, non importa, ma vede l'esclusività, no? E quindi la ricorda o la potrebbe raccontare in esclusiva. Tu come riesci ad inserirti in questo contesto, in questo modo di sentire le cose? Perché è molto delicato, eh? Assolutamente sì. E, tanto richiede un rispetto assoluto delle persone, della vita delle persone. Io non mi pongo come giudice di fronte a loro, ascolto e cerco, come dire... Quindi tu vai a contattare queste persone fisicamente? Assolutamente sì, perché ci troviamo più diverse volte, registriamo delle conversazioni, io lavoro sulle sensazioni e sulle conversazioni, cioè sui dati che loro mi danno, le informazioni che mi forniscono, i racconti che mi fanno. E, però a me piace, come dire, per esempio quando racconto, scrivo della vita di una persona, non mi piace chiamarle biografie, mi piace chiamarli romanzi di vita. Perché a differenza della biografia, che è qualcosa che è anche tecnicamente definito, no? È una ricerca anche di obiettività. A me piace che rimanga nella storia di queste persone anche la dimensione fantastica, l'autoracconto, l'autorappresentazione di sé, capito? La dimensione mitica, perché no? Non ho mai modo di pubblicizzare il mio lavoro attraverso le opere. Devo farlo con delle forme appunto diverse. Certo. Beh, speriamo che questa di oggi sia una grande opportunità per te, dai. Certo. Anche perché, ripeto, mi ha incuriosito questa tua attività. E fai solo questa o hai qualcos'altro? No, attualmente faccio solo questo. Fai solo questo. Ma, richiede molto tempo scrivere un libro, non è che... Cioè, io in 3 mesi scrivo un libro di 120 pagine, per cui... Sì, no, ma credo che non ci voglia solo tempo, ci vuole anche concentrazione, ci vuole creatività, sì. Certo, ci vuole lessico adatto, ci vuole quindi un continuo allenamento, bene. Allora, tu dici, io sono lo scrittore delle persone normali, no? Sì. Che cosa vuol dire per te una persona normale? Una persona comune, non un personaggio pubblico, non qualcuno, come dire... noto all'opinione pubblica, insomma, per cui è il professionista, è l'operaio, è la casalinga, è mia nonna piuttosto che tua nonna, sì, capisci? Sì. Cioè la persona che vivono la cosiddetta vita normale di tutti. Che potrebbero comunque raccontare la loro vita. Sì. Allora, questo racconto della loro vita deve essere necessariamente originale, eccezionale, o può essere anche banale, normale, tranquillo? No, non c'è niente di banale nella vita delle persone, nel senso che ogni... Hai ragione perfettamente. No, nel senso che ogni vita è singolare, sì. D'accordo? E se tu noti, se qualcuno racconta della sua vita, ci incuriosisce subito. Perché per qualche maniera è simile alla nostra, però nello stesso tempo è diversa. E questo attrae, ci incuriosisce. Vogliamo saperne di più, vogliamo sapere insomma cosa ha combinato questa persona di